I will leave behind all of my clothes. I wore when I was with you. All I need is my railroad boots and my leather jacket. As I say goodbye to Ruby's arms, although my heart is breaking. Se volete, se il microfono fischia, chiamiamo il fonico, sempre che non è impegnato per il sindaco, magari. Sopra. Stasera siamo qua per ricordare Totò Rizzuto Adelfi, Salvatore Rizzuto Adelfi. E ne parleremo da diverse prospettive. Io sto semplicemente introducendo. Questa mostra che vedete in realtà è un'unione di più mostre. Mostre che riguardano esposizioni fatte all'altro quando, che riguardano lavori di illustratori e fumettisti su Salvatore e su anche la sua attività di vitraio. E invece questi qui sono lavori invece di Totò, è solamente un'anticipazione. Io però vorrei adesso, prima di dire nei 5 minuti, cominci tu Filippo. Intanto voglio ringraziare tutti i presenti e devo dire che è sempre una sorpresa ed è sempre un'emozione, continua a esserlo, è una scoperta, vedere quanto è vasta l'impronta che Salvatore ha lasciato sulla città di Palermo. E si conferma la stranezza, la bizzarria, l'entusiasmo di quella che è stata la sua avventura umana, professionale, artistica, diciamo pure, con il negozio, con la fumetteria, tutto quanto, e la sua vita in generale. Qualche cosa che è diventato uno stile di vita, che è andato al di là perché dei programmi, degli intenti iniziali, perché non è un segreto che l'attività di Salvatore è iniziata come un'attività commerciale vendendo fumetti, ma è diventata qualcosa d'altro, perché Salvatore era altro e le persone che lo avvicinavano immancabilmente si trasformavano in altro. Quindi si partiva dalla passione quasi fanciullesca. Non vorrei offendere chi ama i fumetti, ma c'è di fondo qualche cosa del genere, quando ci si accosta ai fumetti, ed è la prima cosa che si pensa. Ma l'allargava, è riuscito ad allargarla istintivamente a qualcosa di molto più maturo e variegato, mettendoci dentro molto di sé, mettendoci dentro la sua passione politica, la sua identità, il suo orientamento sessuale in quanto omosessuale, in quanto anarchico, persona che viveva quotidianamente il proprio orientamento e la propria identità come testimonianza del suo negozio alla luce del sole, cosa che diventava anche un punto d'accoglienza per persone che ancora non si erano accettate, persone che ancora avevano problemi a relazionarsi e ad abbracciare la loro vita in maniera piena. E questo avveniva attraverso questo gancio che era quello dei fumetti e che poi si allargava e spaziava all'attivismo politico, alla promozione delle arti. E un esempio fondamentale secondo me di quello che è stata l'attività di Salvatore sono state le mostre. Mostre che venivano organizzate in uno spazio assolutamente alieno per quello che dovrebbe essere una mostra, che era cioè la bottega, il negozio, con i suoi espositori, con i suoi spazi angusti, non importava, lui trasformava quello che aveva in un catalizzatore d'arte. Salvatore stesso era un catalizzatore d'arte, di vita e di resuscitata nelle persone che gli si avvicinavano, una nuova produzione artistica, le ispirava. Una di queste cose è stato questo suo lavoro fotografico che abbiamo voluto dedicare, questo tassello della mostra. Le sue foto che lui scattava nella maggior parte dei casi all'insaputa dei soggetti che ritraeva e sulle quali poi lavorava con Photoshop, trasformandole in collage, in elaborazione, mettendoci foto di pop, cut-up. E la sua abitudine era quella di scattare e rubare in un certo senso questi scatti, di lavorarci e poi di regalare a sorpresa queste foto. Quindi ne
nel suo modo di operare c'era una ricerca artistica assolutamente spontanea, assolutamente anarchica direi, che però conteneva anche un elemento di scambio, di socializzazione. Una caratteristica di Salvatore era quella di usare sempre il noi, mai io. E per questo abbiamo voluto dedicare questo pannello, questo angolo di mostra, e in un certo senso renderlo una sorta di piccolo happening, proponendo a tutti quelli che hanno ricevuto il regalo una sua foto di portarla spontaneamente e di affiggerla giusto il tempo della durata della mostra, fino alla giornata 13, per poi alla fine della mostra poterla riprendere tutto per estate. Salvatore quindi è stato un catalizzatore artistico di vita, e probabilmente non se ne rendeva conto neppure lui. Però alla sua, diciamo, scuola in un certo senso, si sono formati tanti soggetti. Alcune persone si sono semplicemente riconosciute nella loro identità, nella loro peculiarità. Altre hanno avuto ascolto per la prima volta nel loro ambito artistico, soprattutto nell'ambito del fumetto, dell'illustrazione, ma anche della fotografia e anche della scultura, nell'apertura che le mostre avevano, che erano dagli egoisti. Salvatore a suo modo è stato, potremmo dire, anche se la parola suona un po' grossa, mecenate. Il mecenate di solito si dice di chi ha notevoli risorse economiche e le utilizza per sovvenzionare artisti e emergenti. Salvatore questi mezzi non li aveva, però metteva a disposizione i suoi poveri mezzi senza se e senza ma. E questa era una piccola grande cosa, una cosa piccola ma buona, come scriveva Raymond Carver. Quindi lascia un'impronta enorme che tocca tante espressioni, tante forme espressive, tanti media, partendo da quella apparentemente più fanciullesca di tutti, per molti, il fumetto, che lui amava, che lui coltivava, a cui dava visibilità e che ha trasformato anche in un mezzo di comunicazione per altre cose, come attività, altro quando ho usato il fumetto per promuovere il Pride, per promuovere campagne referendarie, e tanto a fare divulgazione sempre all'interno della comunità LGBT e non solo. Sono nate all'interno di altro quando favorita Salvatore in realtà di editoria alternativa come Cyber, e potrei andare avanti per ore, ma non è il caso. Diciamo semplicemente che ora che non c'è più ci accorgiamo che c'è un vuoto enorme, ma nello stesso tempo c'è un potenziale enorme, un lascito, e un lascito che si riassume con il suo nome e con la parola Otroquando, che aveva scelto come nome della sua attività, una parola che è presa a prestito dalla storia di Landolfi, che a sua volta la deve a un romanzo e che è stata usata in Italia in tante forme, in tante cose, ma a Palermo identificata con la persona di Salvatore e con la sua attività. E ci sta tutto sommato a pennello, è qualcosa di strano, di variegato, che nasce apparentemente in modo superficiale da una forma di intrattenimento per poi allargarsi, a volte in maniera quasi stridente e contraddittoria, ma il bello è proprio questo. Perché la vita a 360 gradi è fatta di tante cose. E Salvatore ha vissuto la sua vita pubblicamente e quindi sui tanti aspetti, fino alla fine, con il resoconto della sua malattia, del suo blog, che è stato illustrato da tanti amici e illustratori, una buona parte di questo lavoro è affissa accanto ai suoi ritratti. Sono stati scelti quelli che rappresentano miratamente la figura di Salvatore, in un modo o nell'altro, raffigurato in uno dei momenti che lui racconta nel suo diario. E fino alla fine ha dimostrato questa testimonianza, una prova di una vitalità sconvolgente, che non si esaurisce. E vediamo stasera che sta continuando e continua a germinare. E ci auguriamo che questo pannello si riempia nei prossimi giorni, che questa impronta si allarghi e che continui, e che in memoria di Salvatore sia sempre un altro quanto. La 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 la
mai pensato di poter fare una cosa del genere? Per me era sempre dato dove non metto dove. Sì. Era sempre dato dove, che si facevano tutte le cose che abbiamo fatto in questi anni. E non sono poche. Non sono poche e c'erano sempre le porte aperte. Qui manca molta roba. Quello che vedete, dico, è da questo lato invece una mostra che abbiamo esposto, abbiamo organizzato in una settimana, chiamando a raccolta di una ventina di fumettisti, illustratori, con tutta Italia. Siccome c'era il Papa che veniva a Palermo, si era detto dobbiamo fare un'accoglienza degna di questo nome. E allora tipo venne fuori questa mostra, la Papa Mobile del Fumo, che è stata esposta solamente in quei giorni da altro quanto, e basta. Dentro ci sono Vincino, Donis, Fabri, un po' di fumettisti anche abbastanza conosciuti, Terini, Roberto Terini, eccetera, eccetera. Tutti erano sempre pronti, diciamo, a dare il loro contributo. E Totò forse era anche più coraggioso, perché sapeva che ogni volta che ci muovevamo si portavano rogne, in un modo o nell'altro. Una delle prime cose che abbiamo fatto è stato presentare il giornale Pizzino, proprio lì, il primo numero, sul Pizzo Day, abbiamo presentato lì da Totò. E dove se no? Da quando? Era l'unico posto dove si poteva fare, dove eravamo sicuri che comunque, diciamo, anche una provocazione molto forte tipo, arrivava allo scopo. Non abbiamo mai avuto bisogno di confrontarci più di tanto su quelle che erano le convergenze e le dissonanze politiche, nel senso bastava guardarsi in faccia per riconoscersi e capirsi. E quindi è chiaro che fare una cosa per Totò adesso mi viene da pensare che lui se la stia ridendo, insomma, parecchio, nel senso che ha detto guarda sto stronzo adesso che cosa dice, chissà che cosa dirà. Altre cose che abbiamo fatto, perché da quando sono passati, per esempio le lupe sulla frontiera, ma proprio su Lampedusa, fatto per Lampedusa, per l'associazione Scalza, sono gli stessi ragazzi che abbiamo visto in questi giorni che protestavano alla visita di Fagoso, di Letta e così via. Erano anche dentro altro quando abbiamo presentato questa mostra, già con la Sferlazzo era là. La Barca di Cannata per il Festino, un'altra iniziativa che anche lì ha trovato tipo eco e rimbombo, eccetera, eccetera. Con questa mostra allora c'era anche uno striscione, era un bimbo, quello lì, che era quello lì, adesso l'originale c'era la Dios ancora. E allora siamo stati anche segnalati, dovevamo denunciarci per interruzione di cerimonia religiosa, insomma erano altri tempi, 2010. In realtà non c'era nulla, si sono beccati semplicemente due interrogazioni parlamentari e una figura di merda, perché io ho avuto l'accortezza di filmare tutto quanto, compresa la leggenda della Mobili che stavano sequestrando anche questa mostra, non solamente lo striscione. Allora c'era Nietzsche, un po' di gente, così via. Allora, sì, l'eredità che lascia gli spazi sono tanti, però dico, cioè fare una cosa per Totò, secondo me significa assumersi su di sé una parte di responsabilità che si ha e l'avevo conosciuto, nel senso che chi l'ha conosciuto sa, diciamo, che è un pezzo di quella storia continua in ognuno che l'ha conosciuto. Per questo sono qua, per questo lo faccio con piacere, anche a rispolverare cose che dopo 3 anni pensavo che fossero già, sono un po' datate magari. Però è un pezzo di storia di questa città che si propone come capitale europea della cultura, invece cioè, dovrebbe riflettere su com'è una capitale europea dell'ignavia, cioè del non voglio sapere, non mi interessa, cioè quello che facevamo da Totò aveva risalto tipo sui quotidiani nazionali, anche all'estero e così via, ma quello che avveniva lì dentro, che era centrale, anche per un ragionamento satirico, se si vuole, sulla cultura italiana e anche regionale e così via, proprio qui trovava uno ostruzionismo ed non è un caso che le difficoltà economiche che c'erano periodicamente, tipo ad altro quanto, erano dettate anche da una cappa di silenzio che si forma sempre attorno a ciò che non è comodo a quello che è l'intelligenza palermitana, questa grande barone, diciamo, della cippa, che si sono anche in queste aule, tra le altre cose, non dimentichiamoci, che siamo qui, ma come prigionieri politici, ormai diciamo come ospiti al 100%, quindi rivendichiamo tipo questo tipo di esperienza. Per quello che riguarda noi e per le persone, quindi da noi, anch'io mi riferisco a tutti quelli di Pizzino che hanno lavorato con tutti i disegnatori, il collettivo Tutti Pazzi per il Papa e tutte le cose che abbiamo fatto, è stato un onore e prima di tutto un piacere stare fare un pezzo di strada assieme. Per quello che riguarda voi, se vi siete perso qualcosa, adesso potete anche deliberare.
altre cose e spero che le faremo. Grazie ancora. Perché nel 2006 ci siamo trovati
siamo sciolati. Assieme un gruppo di persone che condivideva un'impostazione della lotta LGBT, che era questa in sostanza l'idea che come esponenti del movimento LGBT noi dovessimo fare politica a 360 gradi, portando il nostro punto di vista specifico LGBT su tutti i problemi, gli aspetti della vita, e portare quindi il nostro specifico essere persone LGBT fuori dal movimento LGBT in quanto tale. E in questo senso Salvatore ha partecipato con tutta una serie di altri amici e compagni alla fondazione di Articolo 3, perché ci ponevamo come associazione che doveva fare politica pensando a tutte le vertenze aperte sul territorio e aprendoci a tutti i movimenti. Poi Salvatore, come dire, si è allontanato un po' da Articolo 3, perché evidentemente comunque Articolo 3 restava in qualche modo un'associazione LGBT, e questo gli stava un po' stretto. Lui preferiva fare politica attraverso queste cose. Devo dire che se devo definire politicamente Salvatore, lo definirei un anarchico. Quell'anarchismo della sua formazione della fine degli anni 60, quando si trova a Pisa alla fine degli anni 60, poi quando va ad Amsterdam. E dico questo perché in verità il manifesto politico che scrive ad Amsterdam insieme a Massimo Consoli lo scrive in una cornice ideologica che è quella dell'anarchismo. Lui rivendica di fare obiezioni di coscienza in quanto persona LGBT, perché l'essere persona LGBT gli serve come strumento per affermare un processo di liberazione della persona umana tutta. E quindi ritorniamo a quest'idea del servirsi sempre della propria identità sessuale, della propria identità di genere, del proprio orientamento sessuale per fare politica a 360 gradi. C'è da dire poi che alcuni aspetti dell'essere anarchico si facevano molto al suo carattere, questo è innegabile. Allora, con Articolo 3 qualche settimana fa abbiamo fatto un'assemblea e abbiamo deciso di modificare la denominazione dell'associazione in associazione Articolo 3, Salvatore, Vissuto
Adelfio. Voi vi domanderete perché, se io ho appena detto che in verità la sua azione politica e culturale non si svolgeva principalmente non si esplicava nelle forme dell'associazionismo LGBT classico. Non c'è una contraddizione in verità, perché noi non come associazione articolo 3 non ci poniamo assolutamente nella posizione di chi si vuole dichiarare detentore della memoria di Salvatore, perché questo è bene che lo faccia un'associazione che si occupa di queste cose qui, e perché è impossibile per il suo essere anarchico che articolo 3 si dichiari come dire continuatrice dell'opera di Salvatore, ma perché riconosciamo, abbiamo deciso di intitolare l'associazione a Salvatore perché riconosciamo in verità ancora valido proprio riconosciamo ancora valida quell'impostazione che ha fatto nascere articolo 3 e che era anche di Salvatore, l'impostazione che ho detto prima, utilizzare l'orientamento sessuale e l'identità di genere come uno strumento, come una lente attraverso la quale guardare a tutta la realtà e proporre delle possibili soluzioni a tutti i problemi del nostro territorio, della nostra società. Riteniamo che questa impostazione sia valida proprio in un momento in cui anche a sinistra, e negli ultimi mesi ce ne siamo accorti, sembra che se si vuole fare politica a sinistra, se si vuole essere più radicali possibili, sembra che l'orientamento sessuale, l'identità di genere, sembra che non serva tanto a fare la politica di sinistra. Noi riteniamo invece che l'identità di genere, l'orientamento sessuale servano a impostare una, non dico una politica rivoluzionaria, ma quantomeno autenticamente di sinistra. La canzone che faccio, la prima, era chiaramente presa a prestito da quell'illustrazione che ho fatto, che era presa a prestito da uno dei vari post del blog di Salvatore. Se ne avevamo parlato insieme, lui mi aveva chiesto cosa mi poteva ispirare tra le varie cose che aveva scritto, e quello era così, comunque, che se, non perché era una canzone dei Beatles, ma in generale perché con lui si parlava anche spesso di musica. Quindi questa di adesso, che è una con cui noi avevamo discusso tre volte, è una canzone che possiamo quasi considerare relativamente anarchica, perché è una canzone che sembra che dica per tutto il tempo non credo in questo, non credo in quello, non credo in Dio, non credo in Buddha, eccetera eccetera. In realtà è semplicemente una voglia di prendere una presa di coscienza di indipendenza. God is a concept of which we measure our pain. I'll say it again.
Lunedì 19 agosto 2013. Chi ha paura della morfina? Non ti ingerivo il cargine, pillole a base di morfina. Lo hanno sostituito con un ceroppo da 35 mg, sempre morfina, ma assunta in modo diverso. Il ceroppo viene tenuto 3 giorni e poi si cambia. Prima settimana, 2 sostituzioni. Ma nulla cambia. I dolori non diminuiscono, allora non più, con 2 ceroppi. Una dose aumentata, 52 mg. Un'altra settimana con 2 cerotti, ma sembra che alla fine io non abbia paura. Il dottore dice che avendo avuto spesso la febbre con conseguente sudorazione, questo potrebbe influire sull'assorbimento del farmaco. Non lo so, potrebbe avere ragione lui, ma io comunque non ho avuto nessun beneficio. Morfina. E molti pensano a una persona ormai in croce. Penso che non sia così, a me non fa paura. Anzi, direi che niente. Mi aspettavo chissà quale effetto, invece nulla. Assumo un mix di pillole a base di oppiacei e adesso anche mia figlia. Insomma, un tossico senza nessuno sbaglio. Una fregatura. Oggi mi hanno cambiato i cerotti e siamo a 3. Hanno aumentato ancora 3 cerotti, non ho chiesto nemmeno quanti miligrammi siamo arrivati. Sono affollato con 3 cerotti, 2 sulle braccia e 1 sul petto. E meno male che non c'è nessuna scritta, perché proprio sempre le sponsorizzato da voi. Dopo pranzo, avanzato, mi è venuta la voglia di stendermi sul letto. Mi prendo un po' lui in gamba e inizio a leggere. Carino. Dopo qualche pagina, il mio anno comincia a farsi sentire. Come se vincessero un peperoncino al suo interno. E poi finte, e dolore, e ancora scariche elettriche alla caviglia. Devo alzarmi, il dolore aumenta. E quel cazzo di morfina che fa? Nulla. No, bisogna aspettare qualche giorno, mi dice Nina. Infermiera. Ma come qualche giorno? E intanto, quindi, sono scoperto. Allora per calmare il dolore si ricorre a una, della quale non ricordo mai il nome. Io gli chiedo l'estintore, deformando il vero nome, santa pillolina che si scioglie sotto la lingua, amara con un caldo selvatico.
una parola che sotto la mia voce. L'effetto è abbastanza veloce e nel giro di 15 minuti il dolore non ci scende fino a scomparire del tutto. Sarà una bomba tra quelle sostanze che fuori sono definite droghe. Il pomeriggio può continuare senza dolore. È questo, il basta. Lunedì 12 agosto 2013. Noia. Pace e bene. Esordisce così, entrando nella mia stanza, e già non mi piace. Naturalmente è uno di quei frati che girano per gli ospedali. Cercano all'occhi ai quali raccontare le loro favolette. Oggi è la giornata giusta. Ero leggermente annoiato e lui gli ha regalato un diversivo. Guardi, non sono cattolico. Appartiene ad un'altra bottega? Sì, come lei dice, appartengo ad un'altra bottega. Possiamo parlare un poco lo stesso? Se vuole fare proselitismo, ha sbagliato di grosso. Alla mia età, come favole, continuo a preferire il piccolo principe. Alle vostre. Posso sedermi? Gli dico di sì. Gli sciolino le stragi, il sangue versato dalla Chiesa Cattolica, le donne trattate come streghe, gli stramini che hanno seminato per il mondo, culture, interi popoli distrutti, storie che fino ad oggi non è finita. Con la faccia contrita mi dice che lui è qui solo come un umile frate di nome Franco. Ma io rispetto persone come Don Gallo, Don Giorgio, Don Puglisi, non tutto il resto. Vede che qualcosa di buono c'è. Mosche bianche in mezzo a un branco di lupi. Papa Francesco. E basta con questo Papa Francesco, tutto chiacchiere e tabacchiere di legno. Quello che sta facendo è un restyling per continuare a vendere lo stesso prodotto sporco di nefandenze. Non mi sembra diverso dagli altri. Ha solo cambiato tattica. Vedrà, invece qualcosa la sta smuovendo seriamente. Il vero cambiamento ci sarà quando abolirete le collusioni con la mafia, la banca che ricicla soldi mafiosi e fa affari sporchi per il mondo. Qui a Palermo la vostra chiesa metteva i bastoni tra le ruote a Don Puglisi quando era vivo, lo ostacolavano, gli negavano aiuti, ma l'hanno fatto ammazzare. Una volta morto lo hanno fatto beato, una vera vergogna. Questo è il vostro modo di comportarvi. Inizia tutta una filippica cominciando dal concepimento, che è l'atto dove è intervenuto Dio. Ed io ingenuamente pensavo c'entrassero solo mia madre e mio padre. Continua sostenendo che ci sentiamo tutti dei padri eterni pronti a giudicare gli altri, che poi è quello che fanno loro. E allora ti parlo di fatti e di strade da scegliere. Fatti. Don Puglisi lavorava in un quartiere ad alta densità mafiosa, cercava di portare un minimo di giustizia, di cultura antimafiosa, fra mille disagi, fino a sfidare la morte per questo. Dall'altra, una chiesa sorda ad ogni richiesta di sostegno e aiuto da parte di quel prete, una chiesa pronta ad aiutare un mafioso, che è sempre un figlio di Dio, no? Mi chiedo, secondo lui, chi segue la strada del
questo mondo trovo che lei non sia della mia vista di questa stanza. Io non parlo con le persone che difendono chi è colluso con la mafia. Reputo lei allo stesso livello, colpevole, quanto loro. Quindi, lì c'è la porta e pregato di andare via. Non bussi più a questa stanza. Si ricorda di dov'è e la prossima volta la eviti accuratamente. Lo accompagno alla porta, facendogli segno con la mano di smammare. La noia si è allentata un poco, sono pronta in carico. Avanti il prossimo. La crema solare che prende solo
sei stato un attimo ed ero al mare e facevo chaff chaff con i miei dentro la bacinella blu, le foto di Rito, che poi al mare non ti fai una foto da mostrare agli amici su Facebook, e foto sì. Piero mi passaggia i piedi, mi riconduce al mare finito nello stesso tempo bene che ha portato per me. Smontato il set ci vediamo un po' su, è quello che succede sempre. Thank you.
Il prete che per telefono mi dice che sono posseduto dal demonio, incazzato perché lo minacciavo di denunciarlo al garante della privacy, che non sapeva nemmeno cosa fosse. Tutto perché avevo fatto la domanda per lo sbattezzo e lui non mi rispondeva. Ha dovuto infine rispondermi, sono perciò scomunicato. Il primo bacio è stato bellissimo. Il posto non era dei più romantici, ma chi può decidere quando andrà? Un gabinetto di un cinema di Pisa. Eravamo in piano 68. Umberto Giboni è stato una persona importante per me. Lo avevo trovato durante i momenti liberi dal servizio civile. Mi piaceva stare tra i libri e le riviste che lui distribuiva. Mi feci un lungo corteggiamento. La prima volta lo facemmo nei locali dell'istituzione, per terra, sopra le cartone. Da piccolo mi ero invadito di un vicino di casa, piccolo quanto, intorno ai 10 anni, molto precoce. Non so cosa avrei fatto per lui, forse non capivo bene cosa volesse, ma ero attratto da lui come un matto. Mia nonna Barbara portava in casa una specie di grembiule, riusciva a stupirmi sempre con tutto ciò che tirava fuori dalle tasche. Un borsellino, fogli di carta dove scriveva i numeri da giocare al lotto, forcine, banche, biscotti o pane, un pezzo di matita, bottoni tutti diversi. Lunedì 22 aprile 2013. Io e l'Italia. Notte insonne, mi connetto a Facebook, rispondo ai messaggi, ho nuovi amici. Ci raccontiamo storie belle ma anche dolori. Chi ha sogni realizzati, chi li insegue dalla vita. Penso al mio Machu Picchu ormai troppo alto, non ce la vorrei mai fare. Bevo in continuazione, dal succo di frutta al latte a semplice acqua. Scrivo qualcosa, provo a mettermi a letto. Filippo già dorme da un pezzo. Dopo poco devo alzarmi per il fastidio lungo le gambe. Cammino un po' per casa, riaccendo il computer. Attraverso le cuffiette ascolto Mozart che mi rilassa. Prendo l'alprazolam, sperando di indurre il sonno. La connessione a internet funziona a momenti. Guardo lo schermo come ai tempi del Commodore 64, stessi tempi interminabili passati a fissare uno schermo che non fa nulla. Mischio latte e succo di frutti rossi, così recita la scritta su Brick. Lo bevo direttamente dalla bottiglia del latte dove avevo preparata la miscela. Tento di resistere, ma poi scatta in automatico il gesto e mi accendo una sigaretta. I dolori persistono. Ho provato più volte a dormire, ma dopo poco ero costretto ad alzarmi dal letto. Prendo una catetina. Ripeto i gesti di quando torno dal letto. Accendo il computer, cerco qualcosa di dolce in cucina. Sfogline di cioccolato all'arancia, donatemi dalla carissima Sandra. 3 sfogline ed 1 bicchiere di latte. Sublime.
Do al dolore il sapore di cioccolato all'arancia. Lo diluisco, lo confondo e lascio prevalere quel gusto di amaro e piacevole del cioccolato. Entrambi i gatti sembrano straniti dal mio comportamento. Vorrei dormire ma non posso. Scrivo e alle volte mi balla tutto davanti agli occhi. Digito con molta più lentezza del solito, poi mi fermo a riflettere alle 5 del mattino prima di crollare e addormentarmi. Non mi lamento. Da quel poco di notizie che riesco a ricevere dall'esterno, non è che in questo paese se la stia passando meglio di me. Potrei dire che io, lentamente, con enormi sforzi alle volte, voglio e riesco ancora a camminare. Cosa ti ricordo del passato? L'inutile pistola a giocattolo regalatami da piccolo per la festa dei morti. Non mi piaceva. Non ricordo quale donna avrei preferito. Affacciato al balcone, sparavo passanti. La cosa non mi divertiva e mi dava fastidio pure il rumore che produceva. In un negozio di dischi usati ad Amsterdam, scambiai le copertine di due dischi. Quella di Yoko Ono costava meno dell'album di John Lennon. Così pagai Yoko Ono al prezzo di John Lennon. L'estinzione del dolore. Trasformato in una gioia incontenibile, quasi da stare male, felice, ginocchio, abbracciando gli impiegandomi, in sintonia con l'universo. Non dico minchiate, tutto vero. Ero troppo felice. Mi rasserenò in una notte buia. Dopo la separazione dall'oceano, non riuscivo a entrare da solo in un bar. Mi vergognavo e mi sembrava fuori luogo. Ho impiegato mesi prima di riuscire a entrare e ordinare un semplice caffè. La bicicletta. Mai avuta da piccolo, cosa che mi sarebbe tanto piaciuta, che poi da grande mi vergognavo a imparare. Su di una vecchia bici di mio fratello passavo le domeniche a fare il dialetto della casa di campagna di Boris, un alienato che andava avanti e indietro, su e giù per quel breve dialetto, sognando di arrivare in paese felice, ma tutto finì lì. Il mio maestro della scuola elementare, ne ho avuto anche un altro, quello che con un colpo di bacchetta mi procurò una ferita alla testa. Ignorando i tanti
Adesso la Chiesa Cattolica, nella persona di un suo sacerdote, mi impedisce di usufruire del mio diritto a non farne parte. Anch'io, come molti altri, sono stato battezzato quando ero appena nato e quindi non in grado di aderire coscientemente alla religione cattolica. Oggi, che ufficialmente desidero non farne parte, nemmeno come un mero numero in un registro, mi viene negata questa possibilità. Ho spedito tempo fa una raccomandata al parroco della chiesa dove sono stato battezzato, Santa Maria della Pietà, per chiedere di segnalare che non faccio parte della chiesa, ma senza ricevere risposta. Ho provato a chiedere spiegazioni per telefono, ma un prete furioso mi ha preso per pazzo indemoniato, negandomi un diritto garantito dalla legge dello Stato. Ho rifatto la richiesta con una seconda raccomandata, ma furbescamente il parroco non ha accettato la busta che mi è tornata indietro. Si parla tanto di sette, da cui è difficile venire fuori, ma con la Chiesa Cattolica le cose non sembrano andare in modo diverso. Devo chiedere l'intervento del garante sulla privacy, di cui il parroco non conosce nemmeno l'esistenza, per far valere il mio diritto. Farò di tutto affinché questa battaglia non sia un'altra vittoria di una chiesa intollerante, lontana dagli stessi principi che va professando.
lasciava ammorbidire per un bel po', poi, pazientemente, spremendo, faceva uscire quelle lucenti nere. Oggi le cose sono cambiate, ma quando Franco Battiato eseguì il suo zalo tutto rosso, non c'erano le foglie oceaniche. Franco venne ospite a casa mia, insieme al maestro Giusto Pio e consorte. Mia madre e mio padre erano, come al solito, a New York, da mia sorella. Io mi approfittai per ospitare i musicisti. Così, nel loro letto dormirono violinista e moglie. Franco si adattò a dormire sul divano letto. Siamo stati insieme quasi 3 giorni. La cosa che più mi colpì furono le sue conversazioni e l'unico ossessivo argomento, la musica. Non parlò altro che di musica, fino alla nausea. Quando da piccolo scontavo la colonia estiva, i miei venivano a farmi visita la domenica. Venivano carichi di pasta al forno, parmigiana e cotolette, tutto cucinato da mia madre. Si mangiava e si restava insieme fino al primo pomeriggio. Dopo averci lasciato qualche regalino, per lo più scimbarie, ripartivano. Lì mi si chiudeva il cuore, completamente al buio. La domenica sera era tristissima, un primo approccio, comprensione della nostalgia. Il cliente è strano. Me lo aveva annunciato l'ex proprietario dell'edicola che avevo comprato. Mi accompagnava nella conoscenza dei suoi ex clienti che sarebbero diventati miei. Mi indicava le preferenze descrivendoli anche fisicamente. C'erano quelli ai quali mettere da parte tutte le riviste di auto o di barche, a chi il sorriso e canzoni e poi due accettavano commenti. Uno che lavorava in banca e passava la mattina, l'altro passava con la bici e con zaino. Lui cercava fumetti. È strano, mi disse l'ex edicolante. Li guarda da tutte le parti, non sempre prende quello che gli conservo. Maurizio era il cliente strano. Cominciò a chiacchierare con me, stupito che amassi i fumetti quanto lui. Le sue soste diventarono giorno dopo giorno sempre più lunghe. Dopo giorni di ripensamenti, tirò fuori il nome del negozio. Un giorno arrivò deciso e mi disse: ho il nome. Martedì 26 dicembre 2006, inizio. Posare la prima pietra è sempre difficile. Come partire senza mente, dire piano, una persona crescente. Dicevo una volta a chi mi chiedeva se avessi frequentato l'università, che non avevo sovrastrutture, mi stavo costruendo a caso. In verità avrei dovuto arrivarci in adolescenza diversamente, dovevo percorrere un'altra strada. Cerco il quadro e seguo i fili di incontro, raccogliendo emozioni come piccoli tesori che mi si stampano dentro. Spesso inciampo, torno indietro, riperdo la strada lasciata interrotta. Qualche volta mi perdo anche. Mi piacerebbe riuscire a trasmettere il mondo che ha coagulato questa esperienza attraverso un'altra finzione, che è Sade. Siamo dei trasmettitori di piccole emozioni. Ci nutriamo di tutto ciò che ci ha preceduto. Nulla saremmo o sapremmo senza questo continuo ricevere, di plasmare e trasmettere, in, out, out, in, e siamo quello che siamo. Piccole sfere impazzite di un grande tesoro. Mostrerò un mondo di cui mostro e non dico. Mostro l'effetto, ma la causa è troppo tenera per poterne parlare, e voi lo sapete. Parlo spesso con un poeta, un pastore da passeggio nella mia vita, lui è convinto di appoggiarsi a me. Vivo vendendo sogni in uno stato. Io sono Sade. Mercoledì, 3 luglio 2013, Alice nel mondo reale. Dopo parecchio tempo che non spogliavo fumetti, oggi mi ho finalmente
Volevo vedere se, in altri di genere di malati oncologici, ci fossero delle affinità con il mio caso. Il volume è una lettura vicevole, se ci dà un'emozione dopo altro. Sia io che Alice abbiamo avuto lo stesso tipo di comunicazione della presenza del cancro. Entrambi abbiamo scoperto come i tuoi cari possono prendersi cura di te. Ironia sulla comodità dell'essere malati, con gli infermieri che ti coccolano. Casualmente, sia io che Alice abbiamo dei gatti. E a un certo punto viene voglia di averli vicini. E poi la presa di coscienza della ferita, avvenuta gradualmente. Il contrasto con i medici che non ti ascoltano e leggono solo le carte. Le parole del malato che non sono ascoltate. Gli amici e i conoscenti che ti danno tutti un consiglio su cosa dovresti fare. E poi arriva la paura, la depressione. Ci sta anche questo. Sono momenti di grande confusione. Una malattia, scopri che il tuo corpo è cambiato, ma ci si convince lentamente che è comunque il nostro corpo. Il rituale mattutino, diviso tra pillole e pulizia della ferita. La necessità alla fine di accettare le proprie lesioni come parte integrante di noi. E mi colpisce il fatto che i più pesanti siano i problemi mentali. In fin dei conti, è come siano un po' comuni a tutti. Marginalmente Alice è lesbica e ci racconta il modo di divertente il suo giro di amicizie con amanti e amiche. Il motto di Alice: la vita dopo il cancro non è più la stessa, ma in fondo è quasi uguale. Ricordo perché una foto, capelli bagnati, incontrollabili.